In vista delle prossime elezioni amministrative in programma i prossimi 8 e 9 giugno a Pineto, sono due i candidati alla carica di primo cittadino. Alberto Dell'Orletta di Siamo Pineto, appoggiato da centrosinistra Azione Movimento 5 Stelle. Io credo che Pineto sia veramente un fiore all'occhiello, sia una perla, e ha la necessità di divulgare le caratteristiche uniche del suo territorio, di diffonderlo sempre per maturare un maggiore appeal, una maggiore appetibilità nell'ambito del mercato turistico, e quindi sono convinto che queste caratteristiche uniche, peraltro molto richieste dopo il periodo post-pandemico, possano significativamente essere il traguardo cui dobbiamo ambire. Quindi l'8 e il 9 giugno ritengo che vada fatta una scelta non di protesta, ma vada fatta una scelta di proposta, e quindi sulla base di questo, invitando a sposare il nostro progetto e non la proposta che arriva dalla lista nostra concorrente, vada barrato il simbolo di Siamo Pineto, vada scelto Alberto Dell'Orletta, sindaco di questa città, vada votata la coerenza, vada votata la competenza, vada votata l'esperienza. Cleto Pallini di Pineto Riparte, appoggiato da Centrodestra e Italia Viva. Se pensano che l'altra amministrazione abbia fatto bene negli ultimi 5 anni, votassero loro, ma siccome io penso, così come la stragrande maggioranza dei cittadini che incontro, che vogliono un cambiamento, e solo noi possiamo dare questo cambiamento, perché siamo una squadra veramente coesa, siamo una squadra trasparente e siamo una squadra competente, lo dico nel vero senso della parola, non abbiamo retropensieri, siamo liberi da ogni cosa e abbiamo un programma di persone che vogliamo coinvolgere anche all'esterno dell'amministrazione per rendere la nostra città competitiva, ma soprattutto coinvolgiamo i cittadini, a differenza dell'altra parte, che si ritengono di sinistra e hanno fatto un programma, diciamo, nelle quattro mura. Noi abbiamo fatto un programma con centinaia e centinaia di persone, con 2 incontri. Pineto si appresta dunque a vivere un confronto elettorale sulla carta molto equilibrato, vista la presenza di 2 candidati 5 anni fa, furono ben 4. Ora la parola passa ai cittadini pinetesi che i prossimi 8 e 9 giugno dovranno eleggere il loro nuovo sindaco.